fatto una domanda, ma perché i microfoni sono tagliati? Allora, il giornalismo televisivo è molto molto diverso da quel, diciamo che il nostro lavoro in un certo senso è un po' più... Hanno ascoltato affascinati, hanno mostrato attenzione e posto tante domande e qualcuno si è anche cimentato nella conduzione di un telegiornale. Saranno 4 giorni di allegria e di confronto, quelli che si vivranno a San Marzano dal 22 al 25 febbraio. Mascherine, carri, spettacoli fra le vie della città ed il parco urbano. Piccoli alunni in visita negli studi di Telenuova. 19 studenti del 5° istituto comprensivo di Nocera Inferiore, guidato dalla dirigente scolastica Ida Di Lieto, hanno potuto curiosare tra studi, sala montaggio e regia. Si tratta degli alunni della 4a della scuola primaria del Plesso Chivoli di via Caufiero, che con l'insegnante Maria Elisa Capaldo, prendendo spunto dallo studio di un testo d'inglese, stanno approfondendo diversi aspetti del mondo del giornalismo, al punto da essersi in prima persona immedesimati in tale mestiere. Quanti parenti avete? Mamma e Teresa, tanto qua sta qua. Auguri, facciamo un applauso di buona salute. Auguri, no, ho tutto bello. L'ingresso del cortile è cambiato? No, il cortile un po' è cambiato, questi qua perché erano tutti carami. Sento, mi chiamo Lucia Battipaglia. Sono stata in questo cortile 70 anni. Adesso ce ne ho 80, quindi da 70 anni sono in questo cortile. Hanno vissuto i figli miei, hanno vissuto la sposa, i bambini giocavano al pallone, a Marzio Pirs, o Casalone, a settimana, tutti questi giochi che facevano. Era bello vedere questi piccoli che giocavano e nessuno diceva niente. Noi invece pure qualche bambino giocavano con il pallone, già pare che tra fastidi e lucro. E non è giusto, perché i piccoli devono giocare. Da quanti anni vivete in questo cortile? Da quando sono nato. Il cortile è stato modificato? Mai. L'ingresso del cortile è cambiato? No. Cosa c'è adesso nel cortile che prima non c'era? Niente. Vi piace abitare in questo cortile? Mi piacerebbe. Hanno intervistato alcuni anziani dei cortili di Piedimonte, hanno scattato foto e raccolto tutto in un CD. Poi l'idea della visita a Telenuova e dagli editori Franco Giovanni Pepe e dal direttore Aurora Torre è arrivato subito il sì. Con i piccoli alunni nei nostri studi proprio l'insegnante Maria Elisa Capaldo e la collega Anna Murante, oltre ad una piccola delegazione di genitori.